Ecco la mamma. La stretta delle braccia di mamma Pina al figlio Nicola, c'è da scommetterci, non si allenterà più così facilmente. Immortalato questa mattina dal cellulare di un soccorritore, questo è il più bel epilogo della storia. Fatelo vedere al dottore però, fatelo vedere al dottore. Dopo 30 ore trascorse da solo nei boschi del Mugello, il piccolo Nicola ha solo qualche scoriazione sulle gambe. Nessun trauma, dice l'ultimo bollettino dell'ospedale pediatrico di Firenze. Ha mangiato con appetito e domani sarà dimesso. Un giorno e due notti con droni, soccorritori e cani molecolari in campo. Palmo a palmo per le campagne di Campanara nel Fiorentino, ma del bambino nessuna traccia. Fino a questa mattina, quando un giornalista ha sentito una voce provenire da un dirupo. 30 metri più giù c'era Nicola, era ad un paio di chilometri da casa, aveva quasi raggiunto il centro abitato. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali negligenze dei genitori, ma per loro adesso è solo il momento di gioire. Che bimbo è? Forte.